finalmente domina, signora di Carbognano. Io, Giulia Farnese, a detta di tanti, la donna più bella del Rinascimento. Bellezza che ha procurato alla mia famiglia potere e ricchezza. A me, il disonore e l'epiteto infamante di Sponsa Christi. Sono nata nell'anno di grazia 1475 da Pierluigi Farnese e Giovannella Caetani. Appena adolescente, introdotta nell'alta aristocrazia romana. A 15 anni, data in sposa ad Orsino Orsini e offerta alle voglie del potente Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI. Di me si è detto di tutto. Solo una bella e ingenua ragazza, o piuttosto una donna scaltra e calcolatrice. Ho avuto vantaggi, ricchezze e privilegi, ma di contro ho subito l'infamia, lo scherno e persino la damnatio memoriae. Ho fortemente voluto questo feudo, Carbognano, il mio rifugio e la mia quiete. Non luogo di costrizione o di isolamento, ma una scelta di libertà, una mia affermazione di donna. Qui, seppur per breve tempo, ho sperimentato nuovamente l'amore. Qui sono stata padrona e signora. Ho amministrato i beni e la giustizia e ho beneficato chi mi ha amato. Sapendo che in questa fragil vita, l'umana nostra natura, dopo l'errore dei primi lontani uomini, è sottomessa alla morte, ho concluso il mio viaggio terreno da donna libera. Invidiata e amata, temuta e rispettata, ma mai sottomessa. Sono Giulia Farnese, detta la Bella. Ho frequentato le corti e i personaggi più importanti del mio tempo. Ma una parte del mio cuore è sempre stato e resterà qui, a Carbognano. E qui potrete conoscere molto più di me in questo anno 2024, anno della mia restitutio memoriae.